Bene, ciao a tutti. Come non fare un video questa mattina, anche se solo un flash, un video flash di analisi tecnica relativamente alla super up, super pump che ha fatto Bitcoin, che sta facendo in questo momento preciso, le analisi relative alla posizione ciclica e all'analisi tecnica le faremo comunque domani, ragazzi, ma era impossibile non fare un video, anche se di brevissimo, per questo super pump. Allora, guardate quello che è successo questa mattina. Intanto sono numeri che non vedevamo da un sacco di tempo, 13,50%. Tra le altre cose è stato anche riassorbito il rialzo perché il pump aveva portato Bitcoin, almeno sui prezzi di Bitfinex, fino a circa 5.100 dollari. Ragazzi, 5.100 dollari da quanti mesi non si vedevano questi prezzi, da quanti mesi non si vedevano rialzi di questo tipo. Tutto avvenuto verso le 4 ore italiana di questa mattina, due super candelone a livello orario, e sono anche state accompagnate da notevoli volumi comunque sempre molto più bassi rispetto ai precedenti, a quelli degli anni che furono in sostanza, o dei mesi che furono, ma sappiamo bene che a livello di volumi c'è poco da considerare sul mercato cripto per i diversi problemi che abbiamo sempre detto relativamente ai mining bot e agli ask and bid, eccetera, quelli relativi agli exchange. Guardiamo però quello che sta avvenendo in questo istante. Qual è la resistenza che sta bloccando il rialzo in questo momento, ragazzi? Allora, intanto i famosi 4.200 e 4.400 che facevano da tappo bucati hanno indotto questa reazione, un breakout comunissimo, un breakout importante, ma che sancisce anche una cosa importante, cioè il cambio di trend, un trend che diventa un trend rialzista laterale dopo veramente più di un anno, ma ne parleremo domani in maniera assolutamente approfondita nella videoanalisi dei mercati delle cripto, che domani sarà dedicata ovviamente solo ed esclusivamente a Bitcoin e alle altre criptovalute. In questo istante, però, la resistenza che fa da tappo è la media mobile a 200 periodi, importantissima questa resistenza. Infatti, vedete in questo momento giustamente il mercato ritracciare, prendere fiato e attendere per vedere appunto quello che succederà. Importante sarà la close di oggi, che avverrà orario italiano verso le 2, visto il cambio d'orario. E dovremmo vedere se il mercato, se Bitcoin riuscirà a mantenersi al di sopra di questa media mobile. Considerate questo attuale valore, che è 4.750 per Bitfinex, assolutamente non una rottura di questa media mobile, perché la media mobile è a 4.720, quindi per rotture di questa portata, ragazzi, dobbiamo stare almeno sui 4.900 almeno, ma ne parleremo con calma domani. Oggi solo un video flash assolutamente dovuto anche per l'emozione di vedere di nuovo un up di questa portata sul nostro amato mercato. Noi ci rivediamo domani col prossimo video, col video analisi per tutte quante le varie riflessioni relativamente a questo super pump che speriamo perduri. Ciao a tutti e buona giornata!